Le notizie 60 secondi, Ischia con tutte le fiamme gialle. Nel corso di questa settimana sono state riscontrate 10 violazioni relative alla mancata esposizione del tariffario da parte dei tassisti isolani, controllate anche 15 abitazioni date in affitto dove 5 sono state deferite all'autorità giudiziaria. Una visione positiva dell'isola di Ischia a livello di servizi e soggiorno in generale, questo è il bilancio che sostengono i primi turisti arrivati sull'isola ai nostri microfoni. Oggi a Forio festa grande in onore del patrono San Vito, nel pomeriggio dalle ore 17:30 nel piazzale Cristoforo Colombo l'animazione per bambini fino a sera. Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Emanuele Monte, trasmessa in diretta su Tele Ischia. Alle 18 presso la Torre del Morino, ex carcere a Ischia, avrà luogo la mostra Germogli di Pace dell'artista Rossella Baldecchi. La chiesa di San Biagio, a età fettanaria, è stata destinata ad un grande progetto per l'attività della nascente scuola di formazione dell'arte presepiale di San Gregorio Armeno, voluta dall'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno. Un sogno che diventa realtà, ha dichiarato Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno. Prossimo appuntamento questa sera alle 20.